Oggi il nostro spazio one to one è un po' diverso, intanto diamo il benvenuto al nostro Paolo Randoni. Ciao a tutti. Allora dicevamo un po' diverso perché ci siamo spostati all'interno dello store ufficiale di UCLA, all'interno dell'università ci sono, come la regola vuole, questi negozi bellissimi, incredibili, che chi conosce l'America eh, sa dell'esistenza, con tutto il materiale ufficiale, è veramente bello. È veramente bello, mi fatto un piacere fare una passeggiata all'interno del campus e vedere queste cose che in Italia non siamo abituati a vedere. Cappellini, felpe, magliette, adesso stiamo vedendo un po' di tutte queste immagini, il nostro Gabriele Carenzi ci farà vedere un po' di tutto questo materiale che vendono con grande semplicità qui in America. Senti, intanto, allora, visto che abbiamo cominciato con il colore, con le cose un po' extracalcistiche, conoscevi l'America, ci eri già stato? Sì, ero stato, non qua, a Los Angeles non ero mai stato, ero stato a New York, San Francisco, Miami ma... Questo posto è veramente fantastico, mi è piaciuto molto. Senti tu anche complice eh, tua moglie, spaziamo anche nel personale, hai tantissimi interessi che vanno un po' al di là del, del calcio. Ecco, L'America che è, che è una, una nazione che non si presta tantissimo al calcio, ma per altre cose si potrebbe parlare per ore, che impressione ti ha fatto da questo punto di vista? Vabbè, solo vedere queste università, eh, 25.000 giovani ci sono qua. È uno spettacolo, l'America offre di tutto, è veramente può permettere a chiunque di, di intraprendere quello che vuole, vedere quello che vuole, qualsiasi interesse, qualsiasi cosa, qua l'America offre veramente di tutto. Finire la carriera in America, tu stai già vivendo il tuo sogno non americano ma italiano con l'Inter, la tua squadra che ti ha rinnovato il contratto, quindi tu già un sogno lo stai vivendo. Finire secondo te la carriera in America con quei pochi che l'hanno fatto? Ma non lo so, qua vediamo tante bambine, tante donne che giocano a calcio ma uomini pochi. Penso che non sia ancora arrivato il momento per il calcio americano oppure non arriverà mai essendo altri sport molto più più seguiti e più conosciuti, però se, se ti chiamano dall'America penso che chiunque ci penserebbe, tanto più una città qua come Los Angeles. Parliamo invece, torniamo al nostro. Eh, sei stato chiamato in casa subito, complice a questo piccolo colpo che ha ricevuto Francesco Toldo, eh, immediatamente al centro dei pali ci sei tu, ci sarai tu contro UCLA, quindi qua tra l'altro non dobbiamo dirlo forte, ma sarai tu che impedirai ai giocatori dell'UCLA di, 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 di farsi valere. Speriamo, siamo qua tutti a lavorare, siamo all'inizio, mi dispiace tanto per Francia perché ha preso una bella botta ma penso che stia già meglio, Adesso non so come riprenderà questi giorni e noi cerchiamo di lavorare come sempre nel migliore dei modi, iniziamo qua contro il Lei e vediamo. Senti, mh, succede spesso, vero, come portiere, di ricevere botte, di ricevere colpi, di cadere male, anche perché se uno segue l'allenamento dei portieri si accorge che veramente mh, balzate a un metro e mezzo da terra cadendo e vi rialzate ogni volta. Beh, è un ruolo diverso, sicuramente rischi più i contatti, soprattutto su delle palle a terra, sulle uscite, come è successo a Francesco, rischi di prenderti dei colpi in testa. Ma... L'altra parte fa parte del nostro ruolo, del nostro essere e non si ferma mai nessuno di noi, non si tira indietro. Però questi sono gli inconvenienti delle, di questo ruolo. Le condizioni di allenamento a livello di strutture sportive, eh, che cosa avete trovato, che cosa vi aspettavate? No, secondo me è un bellissimo ambiente, uno scenario stupendo, due bei campi da, da calcio con un bel aeroporto, una palestra incredibile che, dove si allenano tutti i frequentatori del campus eh, e altri campi atletica, vedi tutta la gente che fa lo sport, che si allena, eh, è veramente un bel colpo d'occhio. Il gruppo ha cominciato direi con ritmi molto molto elevati, e, come hai visto l'inserimento dei nuovi noi abbiamo fatto loro delle domande a Milita e Tiago Motta, ci hanno risposto ma per la verità non sono solo i connazionali nel caso di Milita ad aiutarci, ma tutti i ragazzi veramente ci hanno reso le cose più semplici. No, sono due bravissimi ragazzi, si è visto subito appena sono arrivati oltre ad essere due grandi campioni, perciò si sono integrati benissimo nel nostro gruppo, che non è cosa difficile entrare nel nostro gruppo, perciò stanno lavorando benissimo sia sul campo che fuori insieme con tutto il gruppo. Qualcuno diceva che per i giocatori è difficile viaggiare oltreoceano, il fuso orario sarà eh, rispendioso dal punto di vista delle energie. Voi state rispondendo però benissimo, vi aspetta poi anche una trasferta in Cina. Eh, come sopperite diciamo, a questi viaggi così lunghi? Eh, si cerca di dormire quando si riesce e riposare. Insomma. Normale i primi giorni non è che dormi bene, il fuso ti cambia, però siamo ormai abituati a viaggiare, magari viaggi così lunghi non eravamo abituati, ma Va bene anche questo. Allora, approfitto di questo store, di questo negozio bellissimo per le ultime due cose che ti chiedo. La prima te l'ho già chiesto in verità sul campo, mi hai già risposto. Eh, siete gli unici, fa un caldo tremendo la mattina e la sera. Siete gli unici invece che eh, vi bardate con questa tuta con questo, completamente nera, con una maglia gialla. Tu mi hai detto sì, però è meglio così perché non ci si graffia, però farà caldo. No, caldo fa caldo, però meglio non graffiarsi tutti perché con tutti i tuffi che facciamo le parate altrimenti sarebbe veramente dura però ci si abitua anche a quello e poi l'altra cosa che ti chiedevo ieri è quella del pallone Il pallone che sembra più poroso al tatto non so se, eh, se ogni anno vi, vi facciamo questa domanda eh, cambia qualcosa tu ci dici sei... ma poi in verità non moltissimo però no, eh, mi sembra un buon pallone che tenga meglio la traiettoria sui tiri forti cioè vuol dire che si sposta di meno? si sposta un po' meglio per voi meglio per noi è un po' meglio perché visti gli ultimi palloni per i portieri è veramente difficile con la forza come calciano gli attaccanti e i giocatori di adesso. Sarebbe bello che facessero un po' più grandi così a noi ci facilita un po'. Però sì, no, bisognerebbe forse la misura 5 bisognerebbe fare una 6 una 7. Anche una 8, una 9 sarebbe perfetta. Senti, ma in effetti dal punto di vista dell'allenamento dei voi portieri è cambiato molto il calcio perché non si pensa mai a questo aspetto. Però il coefficiente di difficoltà per voi è cresciuto, è diminuito per gli attaccanti per i giocatori, per i portieri forse è aumentato, al di là che avete più mezzi anche voi, avete guanti più belli, più leggeri, però è più difficile col pallone. Sicuramente. È aumentata la forza dei tiri, delle conclusioni, la velocità, i palloni, è difficile seguire una traiettoria quando calciano, cioè, non è facile, ci si abitua perché hai la fortuna anche di lavorare in una grande squadra con grandi campioni, perciò sei anche più abituato. A, a certi tipi di tiri di, di velocità va bene ti lasciamo dove ti avevamo trovato hai scelto qualcosa per la moglie e i bambini? Eh, bisogna fare qualche regalo ci svegliamo sì, eh, perché poi sai che stanotte questo va in onda quindi che regalo i bambini alla moglie alla moglie boh, vediamo Lo prenderemo da un'altra parte bene, non, i diciamo, non diciamo nulla allora niente ciao, ciao Paolo. grazie